con la solita fortuna che contraddistingue chi sperava di preparare ancora un pezzo e di limare gli ultimi aspetti, quindi un grazie sentito al collega. Mi presento, Leonardo Frigiolini, vengo da Genova, ho 53 anni, ho una figlia di 21 che studia all'università e quindi questo è il secondo motivo dopo quello del relatore precedente che spiega il perché io oggi sono qui, come dire, a cercare nuovi sbocchi di business. Devo dire che non mi dispiace questa inversione perché il contributo di un intermediario finanziario probabilmente è più adatto ad un intervento sulla componente equity based piuttosto che su altre componenti. Poiché l'intermediario finanziario oggi sembrerebbe essere esattamente il ponte che congiunge il punto nel quale, diciamo così, la sperimentazione fin qui utilizzata è arrivata per poter toccare i soldi veri dei risparmiatori e trovare investitori veri. Nell'interessante presentazione di Siamo Soci prima si indicava la parte esterna, dice poi qui ci si ferma, si va esternamente, si va dal notaio. Allora, un intermediario finanziario ha la possibilità invece di proseguire questo viaggio attraverso l'etere e quindi la difficoltà, diciamo così, della quale si discute e di cui il relatore precedente ha parlato sulla regolamentazione, strappando l'applauso, cosa che mi ha preoccupato perché io farò un intervento, come dire, di segno forse quasi opposto, è l'elemento, è lo snodo cruciale. Allora, io mi onoro di dire che sono stato uno dei fondatori della rete distributiva della Fineco, che è una eccellente storia di successo. Molto probabilmente, mentre siamo qui a parlare, qualcuno di voi con un click si compra 1000 Fiat e si vende 1000 Generali. Era una startup. 7 minuti non consentono di raccontare come è nata la Fineco, ma Fineco è nata quasi in un laboratorio dove tutto si faceva meno che rispettare gli interessi formali dei clienti, gli scatoloni con i contratti e gli assegni stavano all'ingresso perché non c'era quantità di gente sufficiente a smaltirli. Morale, questa startup oggi è una storia di successo che insegna anche ad altri. Unica Sim è, mi auguro, una Fineco in piccolo, perché è un'azienda nella quale io sono ovviamente azionista insieme agli altri miei colleghi, perché nell'esperienza Fineco mi ero dimenticato della frase equity based, quindi non avevo neanche un'azione e questa storia di successo ha arricchito gli altri tranne che il sottoscritto. Unicasim però ha una matrice diversa e non parleremo di questa, ma parleremo di Unicasim come incarnazione di un intermediario. L'intermediario per definizione intermedia qualcosa, quindi sta a metà strada fra un mercato dove ci sono gli utenti e un mercato dove ci sono gli investitori. Chi di voi, adesso io non so qui chi sia di matrice psicologica, chi sia di matrice economica, chi di voi conosce, ovviamente tra i non addetti ai lavori, i mercati OTC? Che cosa si fa sui mercati OTC? Ecco. Bene, tra i non addetti ai lavori, quindi non puoi votare. Faccio questa domanda perché Unicasim, che è quasi sconosciuta ai più, io, come dire, sono venuto qui anche per, come dire, presentare il brand di Unicasim, l'anno scorso ha mosso 20 miliardi di euro, dico miliardi, di obbligazioni sui mercati internazionali. Ci sono centinaia di investitori istituzionali che ogni giorno chiamano degli intermediari con cui hanno buoni rapporti e, esattamente come al mercato della frutta e della verdura, passano ordinativi per centinaia di milioni di euro sulla parola che 3 giorni dopo vengono regolati, se ne fa il settlement. Allora, voi capite che da un lato abbiamo un mondo nel quale, come dire, attraverso internet e attraverso il mio cellulare ogni giorno tentano di catturare la mia distrazione facendomi inserire le password per rubarmi qualche cosa dal conto. E dall'altro abbiamo transazioni per miliardi di euro fatte sulla parola con settlement a 3 giorni. Perché questo? Beh, perché o segui la transazione e quindi vai con i carabinieri a portare, come vi capita mai in autostrada di vedere una macchina della finanza che scorta un tir? Beh, è pieno di sigarette, no? Si scortano fisicamente, così nessuno le può portare via. Oppure tu devi fare una regolamentazione, come dire, che tenga conto dei possibili punti, dei possibili gangli nei quali si può insinuare un qualche cosa che va a guastare la bontà del percorso. Sapete chi paga un eventuale handicap nella bontà del percorso? Lo paga lo start-upper.
Cioè lo paga colui che aveva un'idea geniale, buona, di totale buona fede, che siccome viene accomunata a una storia di cialtroneria, non viene più alimentata. Vi faccio giusto 2 o 3 esempi per farvi capire questa cosa. Gli investitori americani oggi sono liquidissimi. Se voi leggete il Sole 24 Ore, andate alla pagina normalmente fra 33 e 35 di mercati e finanza, troverete ogni giorno milioni di emissioni di obbligazioni fatte dalle aziende. Questo è un momento in cui si dice che il mercato va male. Bene, le aziende sono liquidissime, scusate, gli investitori sono liquidissimi e le aziende ne stanno approfittando per emettere delle obbligazioni. Allora, io ricevo telefonate da fondi americani che mi chiedono se abbiamo delle strutture buone di cui sottoscrivere o i titoli o emissioni di bonds, in cambio di trasparenza. L'americano ti fa fare un contratto di 300 pagine dove ti impegni anche a dire quante volte vai a fare la pipì in un giorno, però se gli mandi ogni 3 mesi una piccola nota di 5 righe, alla terza volta che glielo mandi ti dice guarda fammelo più breve che non ho tempo. Cioè la fiducia, si è parlato di trust, la fiducia è l'elemento pregnante per rendere una transazione credibile. Attenzione, è un bene prezioso, è un bene che dobbiamo difendere tutti, altrimenti compromettere la fiducia sui mercati significa innescare dei processi anche contro coloro che poi ci mettono impegno, ci mettono buona volontà. Allora, qual è il contributo che un intermediario finanziario... Io avevo preparato un po' di slide, ma non amo molto, come dire, usarle, perché dotte esposizioni che sono state fatte prima di me, molte le hanno già, come dire, toccate. Ognuno viene e riparte con la storia da capo, no? Se voi farete un convegno dove c'è una normativa, tutti iniziano con lo spiegare la normativa. Al decimo relatore non ne puoi più e passi da skip intro e vai avanti. Allora, un intermediario finanziario oggi... E vi posso dire che io ho un po' la sindrome di Stoccolma, cioè un intermediario finanziario la cosa che odia di più è il regolamento della Consob. Ma alla fine, siccome è costretto a adeguarsi, e la Consob è in aula e registra, quindi spero che abbia interpretato correttamente le mie parole, alla fine diventa talmente bravo a adeguarsi a questa compliance che, avendo un sistema che funziona e che è compliance, non solo gli conviene usarlo, ma è l'elemento attraverso il quale si rende garante che un certo processo viaggi in un certo modo. Quindi io oggi mi sento di dire, è vero che altri paesi sembrano o sono più aperti a determinate cose. Un minuto. Ma una buona regolamentazione, e nessuna regolamentazione è mai buona all'inizio, perché, diciamo così, passare dal non si può fare al si può fare è un elemento critico. Cioè il poter fare tutto in qualunque modo crea dei mostri e crea dei pericoli. Allora, oggi credo che si debba far tesoro, da un lato, della spinta, come dire, anche polemica, forte, al voler fare di più. Però apprezzare quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto apre un mondo. Io mi sento di dire, e ovviamente speriamo che tutto il mondo faccia operazioni con noi, ma al netto di questa follia, come dire, di questa visione, trovate, se avete una buona idea, trovate un soggetto che abbia accesso ai mercati, perché i mercati sono ghiotti di finanziare buone idee, ma vogliono in cambio, come dire, la normalizzazione del processo conoscitivo. Vogliono sapere che cosa fate, perché lo fate, cosa ne fate dei soldi, chi siete, se da piccoli avete rubato il triciclo al bambino della casa di fronte. Vogliono sapere tutto. Se c'è un ok su tutti questi flag, ci sono valanghe di quattrini pronte a essere orientate su operazioni che magari, ahimè, appaiono come high yield nel linguaggio tecnico, quindi sono titoli ad alto rischio, che però consentono di finanziare delle buone idee. Gli intermediari sono esattamente i soggetti che stanno a metà strada fra gli utenti e i mercati e sono, come dire, alla costante ricerca di inventarsi anche delle cose per portare i loro clienti sui mercati stessi. Io qui mi fermo, vi ringrazio della pazienza e ascolto con interesse anche gli altri contributi, invitando ovviamente la Consob a essere, come dire, non troppo restrittiva rispetto a quanto già di restrittivo c'è, ma all'interno di questa restrizione vi posso dire che degli spazi di manovra ci sono se vengono gestiti bene da persone per bene. Grazie.